Buongiorno e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi voglio farvi vedere come metto le fave bianche io a cucinare. Adesso giro la telecamera e vi faccio vedere come le preparo io. Allora, io nella pentola ho messo le fave. Dipende da quanti siete in casa, io le devo anche conservare. Quindi ho messo 350 g di fave. Dovete mettere l'acqua, il doppio delle fave, e metterla sul gas. Adesso ci mettiamo il condimento, diciamo gli aromi. Mettiamo la cipolla, che io ne ho tagliata una, e la mettiamo. Il sedano. Mettete pure le quantità che più vi piacciono, io metto così. 2 foglie di alloro, che servono per non avere dolore di pancia, e 3 pomodorini già tagliati a metà, vedete? Adesso il sale lo metto alla fine, in quanto lo faccio prima cucinare, li salo per ultimo. E in ultimo metto anche l'olio di oliva, quindi adesso mettiamo il coperchio e li facciamo cucinare una quarantina di minuti. A dopo! Vediamo le fave sono cotte, le spengo, le lascio così finché si raffreddano un pochino e dopo le al mixer, così viene. Dopo passate al mixer metto un filo d'olio, ve lo faccio vedere dopo. Allora, io le ho frullate con il mini pimer, ho messo l'olio, adesso gli do una leggera mescolata, vedete l'olio come viene assorbito piano piano? È come stato, come una specie di vellutata. Questi noi stasera, perché sono ancora caldi, quando si raffredda si rassodano moltissimo. Stasera faremo le cicorie con le fave bianche. Quindi per stasera vi faccio vedere anche il piatto, diciamo, composto con fave bianche e cicorie. Copro perché adesso è pomeriggio e stasera vi faccio vedere il piatto completo. Quindi io vi lascio, se avete apprezzato mettete un bel pollicione in su, se vi fa piacere condividetelo con i vostri amici sui vostri social, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao! Allora, dopo aver preparato le fave bianche, ho cucinato le cicorie, quelle con la cima. Le ho lessate semplicemente, le ho scolate, le ho messo un giro di olio. Il pane a bruschetta è semplicemente un piccolo filoncino tagliato a fettine e fatto sulla piastra con un po' d'olio, sale e origano. Semplicemente così è messo ai lati del piatto.